Podio per Alvise De Vidi, terza posizione straordinaria per questo grande campione. Adesso sì, guarda che emozione che ha lui. Ci emozioniamo anche noi qui, Luca, ma come si fa a non emozionarsi? Cioè, fantastico. Terzo gradino del podio per Alvise, che cerca sempre poi di sminuirsi, però insomma le lacrime quelle erano vere e dicono tanto. Eh sì, dicono tanto. Io l'ho visto per la prima volta nel 1992 a Barcellona. Vederlo ancora qui, così, a raccogliere una medaglia favolosa. Lui che ha iniziato la sua lunga corsa paralimpica a Seul con l'oro sui 25 metri farfalla nel nuoto, ha fatto tanti sport al viso e ancora ne fa, appassionato di rugby. Eh sì, ma grazie anche a lui il rugby in carrozzina è arrivato in Italia, è arrivato proprio nelle sue terre, lui che ha sviluppato, è stato anche responsabile per un certo periodo del rugby in carrozzina. Raccontava che in passato, chissà se ancora oggi lui si allenava lì per le sue strade venete e aveva queste piaghe alle mani per i tanti allenamenti che faceva. Credo che la storia dello sport paralimpico sarebbe veramente diversa se non ci fosse stato lui, ed è stato giusto che quel premio che gli è arrivato, l'atleta del secolo, pensa atleta del secolo 16 anni fa, pensa se ci atleta del adesso. Novecento, è ancora, siamo negli anni 2000 inoltrati, eccolo ancora qui a godersi un altro bel momento e a farci godere anche a noi. Intanto vengono premiati anche Edgar Cesario Navarro Sanchez, il messicano che è giunto secondo con 1:21:82, e naturalmente Peter Genena, che era il favorito e primatista mondiale, 1:20:82, primato mondiale stabilito a Grosseto in occasione dei campionati europei quest'anno, nel giugno scorso. Qui anche il record paralimpico con 1:20:82. Allora, sentiamoci l'inno del Belgio. Grande festa per il podio di questi 400 metri T51, un grande campione come Alvise De Vidi, ancora su un podio importante,